questo numero di Turismo Magazine. Vacanze, 120 milioni di presenze in meno rispetto al pre-Covid. Dalla Banca Europea un fondo da 500 milioni per il rilancio del turismo. Agriturismi, ripresa per il 70% delle aziende. Secondo un'indagine di Confcommercio realizzata in collaborazione con SVG e sui dati Istat e Banca Italia, il 2021 si sta per concludere con dati molto negativi per il turismo italiano. Sono almeno 60 milioni gli arrivi e 120 milioni le presenze che mancheranno all'appello rispetto al 2019 e 13 milioni in meno di viaggi degli italiani all'estero. Solo per le vacanze tra Natale, Capodanno ed Epifania, rispetto ai 25 milioni di partenze programmate dagli italiani appena pochi mesi fa, 5 milioni sono state già cancellate e 5,3 milioni modificate riducendo i giorni di vacanza o scegliendo una destinazione più vicina, ma ci sono anche 7 milioni di viaggi che restano in sospeso, senza dimenticare la crescita esponenziale negli ultimi giorni delle distette nella ristorazione e la drammatica situazione del settore dell'intrattenimento con la chiusura delle attività. In questa situazione, secondo Confcommercio, è evidente che il governo deve sostenere in particolare queste componenti della filiera turistica adottando nuove misure sugli ammortizzatori sociali, senza aggravi di costo per le imprese e sull'accesso al credito, ma anche interventi fiscali e di contributi a fondo perduto parametrati alle perdite subite. A Natale, 6 intervistati su 10 sono stati fuori casa al massimo per 2 giorni senza uscire dalla propria regione, mentre solo il 5% è andato all'estero. Dati in linea per quello che riguarda la lunghezza della vacanza anche a Capodanno, quando però chi farà vacanze di 4 giorni o più andrà anche fuori regione. Resta comunque basso il dato sulla previsione dei viaggi all'estero, 8% tra Capodanno ed Epifania, contro i valori che normalmente in questo periodo andavano oltre il 20%. 500 milioni per rilanciare il settore turistico in Italia dopo i danni subiti dalla pandemia e 272 milioni per la rigenerazione urbana. È quanto prevede un accordo di finanziamento siglato dalla Banca Europea per gli investimenti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sarà creato un fondo da 772 milioni totali nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati a interventi dei Ministeri del Turismo e dell'Interno. Le risorse saranno destinate alle imprese tramite intermediari finanziari convenzionati, selezionati con un bando. Il fondo interverrà a favore di programmi di investimento sostenibili in linea con gli obiettivi e le priorità dei settori tematici del turismo e della rigenerazione urbana, per la transizione verde e la trasformazione digitale. L'erogazione è prevista nel secondo trimestre del 2022. Con 500 milioni saranno finanziati progetti volti al miglioramento delle strutture turistico-ricettive e interventi per potenziare la digitalizzazione delle imprese che operano nel settore. Con 270 milioni saranno finanziati progetti di promotori privati per investimenti dedicati al miglioramento delle aree urbane degradate, alla rigenerazione economica, alla creazione di nuovi servizi alla persona e alla riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture. L'obiettivo della Banca Europea per gli investimenti è sostenere il governo italiano nello sviluppo e nell'attuazione del PNRR per promuovere un'economia sostenibile e inclusiva. 2021 in ripresa per oltre il 70% degli agriturismi. Questa è l'analisi di fine anno di CIA Agricoltori Italiani al centro dell'evento per i 40 anni di Turismo Verde, l'associazione per la promozione agrituristica. A favorire il settore, le doti anti-Covid delle strutture, in molti casi fuori città, con ampi spazi e per lo più all'aria aperta. La domanda è aumentata, lo dice il 42% delle imprese, con il boom dell'estate. La bella stagione è valsa complessivamente alla ristorazione oltre 20 miliardi e ha portato in agriturismo più del 60% degli italiani. Le imprese del settore hanno scelto nel 2021 di rimboccarsi le maniche in base all'evolversi delle richieste dei clienti consumatori, espressione di un chiaro consolidamento della domanda interna. Per circa 8 aziende su 10 gli ospiti sono prevalentemente italiani. Si registra anche un primo ritorno degli europei per il restante 20% delle aziende. I clienti sono sempre più famiglie con bambini e coppie. Alloggio e ristorazione sono i segmenti con i risultati migliori, ma per l'82% delle imprese che hanno ricevuto richieste specifiche, queste sono state relative a maggiore autonomia, spazi aperti e sicurezza. Richiesti anche gli spazi per smart working, l'e-commerce e pasti a domicilio. Punti di forza questi per un 2022 che si prevede positivo secondo il 72% delle imprese intervistate.